Ciao a tutti ragazzi, sono Pawners ed eccomi qua con questo nuovo video. Questa volta ragazzi è un ritorno al passato. MV3 ancora, è in modo di dire, perché credo che non mettevo MV3 da un bel po', non lo mettevo. Quindi ho deciso di portarvi un video di MV3. Questa è una doppia mob presa su Fallen. E ragazzi, Fallen è una mappa che non si vede spesso. Quindi ve la porto molto volentieri questa doppia mob, perché doppie mob magari si vedono molto, vabbè che in Italia non si vedono proprio, no, cioè vabbè, si vedono molto raramente doppie mob, a parte vabbè sul mio canale che non per vantarmi, però insomma ve ne ho portate ai tempi di MV3 di doppie mob. Comunque vi stavo dicendo di doppie mob, ragazzi, non se ne vedono tante, ma soprattutto se ne vedono pochissime su questa mappa. Perché? Perché non so, perché non è una mappa molto sottovalutata a parer mio, perché a me piace tantissimo. Ci ho fatto, no, non ci ho fatto la mia prima mob, ci ho fatto la mia seconda mob o terza mob, insomma una delle prime tre su questa mappa. E veramente ragazzi, a me piace. Però su YouTube di doppie mob su questa mappa non ce ne sono. Quindi ho detto, vabbè, portiamo questa mappa che comunque molto probabilmente i miei iscritti saranno contenti di vedere una mappa molto diversa dal solito. E spero vi piaccia. Ecco tutto, vabbè, la classe ragazzi è ACR con caricatore rapido, scusatemi, caricatore rapido, caricatore aumentato, silenziatore, poi MP9 silenziatore, sciacallo, inflessibile, predatore, gioco di prestigio, come bonus specialista, gioco di prestigio. Tiratore scelto e estrazione rapida. Ragazzi, questi sono i bonus migliori in assoluto per fare una mob. Ve l'assicuro. Ve lo assicuro. Inoltre, lo spawn su B, secondo me, è il migliore su Fallen. O su B o su A. Però su B forse è il migliore, perché spawnano tutti su sta parte di mappa ed è molto facile da controllare, insomma. Quindi mi pare che farò le mob, le farò abbastanza velocemente. Prima su B, prima sullo spawn di B e poi sullo spawn di Alpha. Così li vedrete entrambi gli spawn. Comunque, in questi commentari, naturalmente, non sono qui per parlarvi del gameplay, perché Modern Warfare 3, insomma, non c'è molto da parlare. Ma sono qui per parlarvi, per fare un contest, per aprire un contest sui grafici. Che vuol dire? Ho fatto sempre, finora, ho sempre fatto contest sui giocatori e così. E allora, vedendo molti grafici che meritano molto e che sono poco conosciuti, volevo, diciamo, sponsorizzarli e volevo anche, diciamo, ecco, volevo, no, solamente sponsorizzarli, cioè volevo farli conoscere a più persone, in modo che, comunque, cioè, si può diventare famosi anche essendo un grafico, no? Famosi. Famosi è una grossa parola, perché poi insomma la fama di essere cioè uno YouTubers non è che sia una gran fama, però insomma si può diventare molto rispettati così e bravi anche essendo grafici. Quindi che voglio fare? Voglio sponsorizzare tre grafici che vinceranno questo contest. Allora, ora vi dico le regole e naturalmente chi non è grafico non è interessato, però insomma anche chi magari non sa di essere, perché insomma è un po', anche chi non sa, ecco, di essere, chi non fa il grafico, però magari sa come si fanno i BG o sa come si fanno le miniature e gli piacciono, ecco, magari ne fa una, non l'ha mai fatta, ne fa una stupenda e vince il contest, ecco. Si trova. Aspetta, la prima mob, vabbè, l'ho presa da un bel po'. Però vabbè. Trova una sua dote naturale di grafico. Comunque, allora, le regole sono che voi fate. Non, il mio BG ormai l'ho fatto ed è fighissimo. E lo ringrazio molto, Mister Tekken, una cosa del genere. Mi ricordo come si chiama perché
Mister Tego comunque. Perché veramente troppi, troppi nomi, troppi nomi. Quando si ha... cioè io mi ricordo che quando avevo 1000 iscritti così riuscivo a ricordarmi tutti, tutti. Ma 5000 un po' di meno. Quindi anche... vabbè, comunque non vi preoccupate, credo di non cambiare, cioè credo sempre di rispondere, credo sempre di rimanere con questa buona abitudine di rispondere a tutti i commenti che vedo che a voi piace molto. Quindi, vabbè, le regole sono, non ci perdiamo in argomenti. Le regole sono... Allora, voi dovete farmi un BG, anzi no, mi dovete fare una miniatura su il video... aspetta, lo devo ancora decidere. Vai, 115 kill, dominio su raid, fatto col PDV, ok? Quindi, voi fatemi una miniatura per questo video. Poi me la passate tramite, guardate qua intanto un massacro. Poi me la passate tramite Skype o tramite Mediafire. Per altre cose no, non me le passate per altre cose, solo queste due. Perché se no poi ci metto troppo. Quindi, mi raccomando, una miniatura. E poi quella più bella sarà premiata. E quella più bella, appunto, verrà messa. E le tre più carine, ecco, diciamo, le tre più carine, verranno, diciamo, verranno premiate con le sponsorizzazioni dei tre grafici. E vi dico subito che questi tre grafici, se vogliono, naturalmente, se hanno voglia e tutto, potranno fare miniature per i miei canali, cioè che, per i miei video, scusate, cioè che vuol dire? Potranno avere, questa è forse la parte più interessante, potranno avere accesso libero a tutti i miei video che dovrò caricare. Cioè avranno la programmazione dei miei video molto in anticipo e quindi forse sarà, non so, forse piacerà a alcuni e poi soprattutto potranno farmi le miniature, quindi comunque secondo me, non lo so, se a voi piace fare le miniature è una cosa veramente figa perché dai sfogo libero alla tua passione, ecco. Magari di designer, non lo so, di artista, quello che volete fare voi, insomma. Guarda, tocca la doppia mobshare, tutto il tempo del mondo per fare una tripla. Però... uff, però non dovrei essere stata fatta. Perché sono una pippa. Perché con... a metà partita ho preso le prime due mob. E insomma, non ho preso la tripla, non prendere la tripla mob è veramente brutto. Comunque le tripla mob, ragazzi, è veramente una cosa difficilissima da fare, è una cosa difficilissima, non difficile. Ne ho fatte due tutto il tempo che sono stato su MV3 e veramente sono stato for sia fortunato, proprio fortunato degli eventi, sia come dire, sia ho incontrato nemici veramente scarsi, soprattutto alla mia prima tripla mob. È stata veramente fortuna, 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 fortuna. Insomma, se volete andate a vedere, perché comunque triple mob da vedere sono bellissime. Perché? Perché superano sempre le 100 kill, questo è poco ma sicuro. Ma soprattutto sono belle da vedere, cioè fare 3 volte 25 uccisioni di fila è una cosa stupenda. Comunque ragazzi, spero che il contest vi possa interessare anche voi che non siete grafici, provate a partecipare se sapete fare miniature dei video, provate a partecipare perché, come ho già detto, magari scoprite una dote che non sapevate di avere, ecco. E quindi intanto qua il video è quasi giunto al termine, ragazzi. No, vabbè, manca ancora un quarto di video, però è quasi giunto al termine, cioè non farò praticamente più niente dal punto di vista del gameplay. Farò solo un bel po' di kill, ecco. Insomma, diciamo, finiamo di dire questa cosa su Fallen, ragazzi. Fallen è una mappa bellissima, secondo me, perché è buona anche per le partite di assalto. Ho fatto un 150 kill su Fallen e mob assalto, che vi consiglio di andare a vedere. Sta nei miei video vecchi. L'ho trovato comunque. Tutti questi video li trovate nei 100 più di Pawners, cioè c'è la playlist apposta. E ragazzi, il pay view su sta mappa
lavora in una maniera eccellente. Cioè, è una massacra. E non capisco perché nessuno ci gioca mai su sta mappa. Boh. È un po' brutta, in senso forse è un po' troppi camper, cioè troppi posti per camperare, però se riuscite a chiuderli nello spawn diventa veramente, veramente una ottima mappa. E vabbè ragazzi, dai, il video è finito. Ci vediamo domani con un altro video. Domani con lo sciame di B23R, insomma il più facile, il più facile sciame che ho fatto con le pistoline, anche più facile della K40. E quindi ci vediamo domani. Poi dopodomani con un video di un mio iscritto, sì, ecco così, di Lethal Killers. Perché ragazzi ho deciso di accettare video dei miei iscritti solamente se sono in qualità 720p e solamente se sono 100 più. Quindi ci vediamo domani con lo sciame di B23R. Mi raccomando, partecipate numerosi a questo contest. Ecco, naturalmente. Per partecipare, ragazzi, mi dovete solamente scrivere un messaggio con miniatura, cioè, insomma, mi dovete mandare la miniatura, un messaggio personale. Quindi ci vediamo domani, alla prossima. Ciao, ciao ragazzi, bye bye.